Ciao ragazzi, finalmente un nuovo video. Questo sarà un mega video haul di make-up, di accessori, di cibo, quindi un sacco di cose. Iniziamo subito. Sono stata a Barberino. A Barberino ci sono sia il negozio Pupa che il negozio L'Oreal e quindi non potevo assolutamente non acquistare nulla. Da Pupa ho preso alcune cosine. Un ombretto in crema della linea Paris Experience, se non sbaglio si chiamava così. Sì, ed è il 03, che è quello blu. Poi ho preso due matite per le labbra. Questa è la 33 True Lips, che è fatta in questo modo, che ha questo colore. E da una parte ha la mina e dall'altra lo sfumino. Poi ho preso questa, che invece è una Easy Liner Lips, che il colore è praticamente molto simile. E entrambe, l'Easy Liner l'ho pagata 1,50€, mentre questa l'ho pagata 2,90€. Sempre da Pupa ho preso questa, che è una glitter, la apro con voi, glitter eyeliner, la 09, ed è dorata, ed è bellissima. Così. Fatta in questo modo ed è veramente bella, mi piace un sacco. Quando l'ho swatchata me ne sono innamorata, e questa l'ho pagata 3,45€ invece che 6,90€. E sempre da Pupa ho preso questo bronzer, che è il Desert Bronzing Powder 07, che è questo qua gigantesco, e l'ho pagato 7,90€, che è questo qui. Questo adesso è scuro, quindi lo userò quando sarò un po' più abbronzata, però volevo provarlo, ne ho approfittato. Poi, da L'Oreal invece ho preso questi due prodotti di detersione. Ho preso il latte detergente idratante, idratazione intensa, deterge in profondità, rimuove il trucco e rivela una pelle fresca e idratata, per pelle normali o miste. In realtà io ho bisogno di idratazione, quindi vediamo com'è, lo volevo testare, ne ho approfittato, l'ho pagato 3€. Onestamente non mi ricordo quanto costa in giro, però mi sembrava un buon prezzo. Sempre a 3€ ho preso questo struccante delicato occhi. Io ho finito il mio della Collistar, quindi ho detto proviamo questo, è piccolino, speriamo sia valido. Fatemi sapere se voi utilizzate questi qua della L'Oreal o quale utilizzate. Io sto cercando di testarne alcuni e vedere. Quello della Collistar al momento è il mio preferito. Poi, sempre da L'Oreal, ho preso questo roll-on occhi colorato 2-in-1, crema idratante antiocchiaie più correttore colorato. C'era rimasto solo il beige chiaro, spero non sia eccessivamente chiaro. Non lo apro perché devo finire il mio correttore, quindi non voglio aprirne 800. E questo l'ho pagato, se non sbaglio, 4,90. Sì, 4,90. Poi c'era anche questo qua, che è un tubettino piccolino, si chiama Stilo SOS Antimperfezioni e Antisegni, riduce imperfezioni e segni, efficacia in 5 ore, pur extra forte. Io non l'avevo mai visto, non so se qualcuno di voi lo conosce, so neanche esattamente come funziona, però mi incuriosiva e l'ho pagato 3€, quindi perché no? Sempre per 3€ ho ripreso il Baby Skin, questo è il cancellafatica istantaneo all'albicocca, e questo invece è quello che mimetizza i pori istantaneo. Pori meno visibili, pelli più liscia. Boh, volevo provare anche questo, ne ho approfittato e li ho presi tutti e due. Poi ho ripreso il mio infallibile 24 ore matte, 22 beige éclat, perché il mio stava finendo, quindi mentre che ce l'ho ripreso, e l'ho pagato 9,90€. Poi da L'Oreal basta. Mi hanno regalato questi fondotinta di prova, sono tutti Nude Magique Eau de Tint, sono tutti 150 nude beige, e secondo me per me sono un po' chiari. Li proverò e vedremo. Rimanendo sempre sul make-up, ho preso da Sephora Milano, quindi in via Vittorio Emanuele, o corso Vittorio Emanuele, non mi ricordo come si chiama,
questo mascara di Burberry che è arrivato finalmente in Italia, finalmente è arrivato allo stand soprattutto, naturalmente c'è a Milano ma a Bologna ancora no, che strano. L'ho pagato, il mascara costa 30 euro, io l'ho pagato 25,50 perché avevo lo sconto della tesserina. Il pack è questo, quindi lucido, con tutta la trama, non so se si vede, proprio tipica di Burberry. E ho preso questo con lo scovolino sottile. Non l'ho ancora provato, inizierò a provarlo adesso perché ho finito il mio, quindi vi saprò poi dire com'è. Poi, sempre a Milano, sono andata da NYX e ho acquistato alcuni prodotti che erano ancora in sconto. Troviamo lo scontrino. Ho acquistato questa palette, ci sono varie versioni, c'è sia quella nera che quella rosa. Io ho preso questa qua in rosa con tutte le borchie dorate. Questa è la California Dreaming. I colori sono questi, che mi piacciono un sacco, soprattutto questi due. Non vedo l'ora di provarla. E invece di 16,70 l'ho pagata 8,35. Poi ho preso due rossetti della linea Wicked, lo 01 e la 07. Questo è lo 01, se riesco ad aprirlo. Ok, che è questo viola. Bellissimo. Mi piace tantissimo. Belli scuri come piacciono a me. E questo è lo 07, che è un altro viola, in questo modo. Sembrano molto idratanti, secondo me non durano tantissimo, vedremo. Poi, sempre da NYX, ho preso due tinte della linea Liquid. Ho preso Vintage, naturalmente, che era quello che volevo su tutti. Devo dire che Milano è anche abbastanza ancora rifornita di queste tinte, però moltissimi tester sono secchi, quindi non si capisce molto. E poi questo, che è Sherry. E sono questi due i colori. Ho testato Sherry per una sera, non ha avuto un'ottima durata, però l'avevo messo un po' così veloce, quindi lo testerò meglio e vi saprò dire. E per finire, sempre da NYX, ho preso il mattitone bianco, che è proprio bianco bianco bianco, e l'avevo visto, mi piaceva, era da tanto che lo volevo testare, quindi l'ho preso. Per finire, da Rinascente, ma questa volta a Catania, ho preso questo qui, che è sempre un mascara, che è il The Mascara di Dolce & Gabbana. Questo costava 31 euro e l'ho pagato con il 40% di sconto, 18 euro. Ed è questo qua, classico, della linea base di Dolce & Gabbana. Se riesco a tirarlo fuori. Ecco, è fatto tutto così, lucido. Vedete, ancora nuovo. Volevo far vedere lo scovolino. Peccato che rimane tutta la colla dietro, si rovina tutto. E lo scovolino è questo qua. E ora che ci guardo, mi sa che è viola. Anzi, mi sa che è secco. È viola, benissimo. Pensavo fosse... no, invece è viola. Comunque, cercherò di capire esattamente che colore è. Dahlia. Ok, quindi mascara di Dolce & Gabbana è viola. Poi andiamo avanti. Sempre Barberino, ho acquistato due paio di occhiali. Uno di Vogue, della nuova linea, che ho pagato 77 euro. Che sono questi occhiali verdi, fatti in questo modo. Così. Che mi piacciono tantissimo. E c'era l'offerta che se acquistavi un paio di occhiali della nuova linea a prezzo pieno, quindi
Il secondo paio di occhiali, se acquistato tra quelli in sconto, invece dello sconto del 30% avevi lo sconto del 70%. E io ho preso questi qua di Emporio Armani, grigi, fatti così. Molto semplici, che ho pagato alla fine 27 euro, quindi ci stava. Poi vediamo, facciamo un check. Ah, poi sono stata alla Gallo e ho acquistato, sempre all'outlet, ed ho acquistato queste parigine a pois. Sono nere con i pois gialli, fatti in questo modo, che io uso arricciati sopra i leggings, sugli anfibi, e come già avete visto da un vecchio haul ci vado pazza, e li ho pagati invece che 29,80, il prezzo outlet sarebbe stato 19,18, erano scontati a 13,43. Poi sono stata alla Nike, questo paio di scarpe, questi sono le Flex Trainer 4, che ho pagato 25 euro per fare ginnastica, sono molto morbide, sono rosa, però meglio che niente. Sempre alla Nike ho preso due top, fatti in questo modo, sportivi da mettere sotto la canotta, che ho pagato, ne ho preso sia rosso che blu, e li ho pagati 10 euro l'uno. Infine, sempre a Barberino, ho acquistato questo splendido zainetto, tutto morbido, fatto con tutte queste listarelle, non so esattamente com'è, come si chiamano, sembrano tipo delle piastrelle, non lo so, però sono morbide e leggere, insomma, e c'era sia così dorato che bronzo che nero, blu e rosa e bianco. Si apre così come i vecchi zaini, e si apre ed è gigante all'interno, perché è così, e c'è sia il porta telefono morbido che la zip. Questo costava, adesso ve lo dico, questo è di Roberto della Croce, che penso sia un brand abbastanza conosciuto in Toscana, perché c'erano un sacco di cose di questo brand, però io non l'avevo mai sentito, e costava di listino 122 euro, io l'ho pagato 79, ed è bellissimo, cercavo uno zaino per quando vado in vacanza, e questo, quando l'ho visto me ne sono innamorata. Poi, ultima cosa, anzi, ultime due cose, vi tengo il pezzo forte per la fine. Abbiamo fatto alcuni acquisti online su un sito che vende principalmente sia vino che dolciumi vari. E abbiamo preso questa scatola della Babbi, dove all'interno ci sono i babbini, che sono dei piccoli wafer, fatti in questo modo, sono tutti divisi in pacchettini di vari gusti, c'è il caffè, c'è la nocciola, c'è il cocco, c'è il pistacchio, sono buonissimi. Con questa scatola bellissima, questa viene 21 euro. E poi abbiamo preso anche questa, che è molto più grande, all'interno ci sono sempre dei wafer, questi si chiamano wafferini, nocciola e vaniglia. Questa è una scatola da 830 grammi, vediamo se riesco ad aprirla senza fare danni. E all'interno ci sono tutti questi wafer, nocciola e vaniglia. Fa un profumo eccezionale, sono buonissimi, veramente veramente buoni. E questa scatola l'abbiamo pagata 31,50. Ci sono scatole più piccole e scatole più grandi. Per ultimo, ma non meno importante, vi faccio vedere questa bellezza. Sono un po' in fissa con la collezione degli smalti di Louboutin, nel senso ne ho comprato uno l'anno scorso a gennaio, quindi questi sono i secondi, mettiamola così, che acquisto. Mi piacerebbe riuscire a collezionarli un tot con molta calma, visto il prezzo. Questa è una limited edition, c'era sia bianca che nera, io ho preferito acquistarla solo in nero. Quindi è un armadietto che si apre così, in questo modo, si toglie il polistirolo e all'interno rimangono i tre smaltini. Questi sono tre mini size e sono fatti in questo modo, sono piccolissime. Sono fatte così, grandi, sono grandi più o meno come un ombretto in crema,
e hanno questo spuntone. E sono molto belle. Questo pack costa 80 euro, però sono qualcosa di eccezionale e io li adoro. Naturalmente io sono ancora più pazza perché io non li utilizzo, però vabbè. E niente, questi erano tutti i miei acquisti dell'ultimo periodo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!